Da bambina mi regalarono una matita con l'effigie di un piccolo Pinocchio. Io la guardavo con molta attenzione e mi incuriosivo ad osservare il cappuccio rosso del burattino. Passavo minuti e minuti osservando la matita e il pupazzo. Ed ecco, un giorno su un foglio scrissi: Caro Pinocchio. Poi andai dai miei genitori e chiesi loro di raccontarmi la storia del burattino. Così mio padre mi narrò la favola. Ascoltai con grande attenzione e alcuni giorni dopo i miei genitori mi regalarono il pupazzo Pinocchio. Mia madre mi disse: Sussurragli qualche frase ed egli te la ripeterà. E così io feci. Sono un burattino, ma voglio diventare un bravo bambino. Sono un burattino, ma voglio diventare un bravo Questo pupazzo mi piaceva tantissimo. Lo conservai negli anni fino a diventare ragazzina. E così il tempo passò, arrivò il mio 14° compleanno. Ancora conservavo il Pinocchio che ripeteva. E in quel giorno in cui compivo 14 anni, mio padre mi portò un regalo: il gioco da tavolo di Pinocchio. Il babbo mi disse: Funziona con i dadi, con vari giocatori. Ma ora io voglio raccontarti una storia partendo dalle varie caselle. Mio padre era psicanalista e inventò una storia a sfondo psicologico e disse: Ecco il pezzo di legno con Mastro Ciliegia. Mastro Ciliegia è il genitore che si trova un tronco di legno, un figlio col carattere informe. Allora Mastro Ciliegia è stupefatto perché il pezzo di legno ride. Il figlio dal carattere ancora informato scherza. Ed ecco, arriva Geppetto che saluta Mastro Ciliegia. Geppetto è l'analista che prende il paziente pezzo di legno. Inizialmente Mastro Ciliegia e Geppetto, ovvero il padre e l'analista, si azzuffano. All'inizio c'è incomprensione tra i due, ma pian piano fanno la pace e si riconciliano. E Geppetto, analista, se ne va con il pezzo di legno, il paziente informe. E Geppetto, analista, comincia il viaggio terapeutico cercando di dare un viso al pezzo di legno, una forma al carattere del paziente. Pinocchio toglie la parrucca a Geppetto e scappa. Inizialmente il paziente non vuole collaborare con l'analista e va via. Il burattino rischia di essere catturato da un carabiniere, ma viene lasciato libero e al suo posto viene incarcerato Geppetto. È l'analista che paga per gli errori del paziente. Ed ecco, Pinocchio incontra il grillo parlante che gli parla di regole e di doveri. È il superego del paziente, la morale. Ma Pinocchio prende un martello e lo scaglia contro il grillo parlante. Ovvero il paziente mette a tacere il suo superego, la sua sfera morale. Ed ecco, accade che il burattino trova un uovo. Pensa subito di cucinarlo, poiché risponde all'istinto della fame. Sta per farsi una frittata, ma ecco, dall'uovo salta fuori un pulcino. Il paziente capisce che c'è molto di più importante della pulsione istintuale della fame fisica. E il burattino è proprio un paziente sbadato, mette i piedi nel caldano addormentandosi e se li brucia.
non ha regole. Ed ecco, interviene di nuovo Geppetto l'analista, che dona a Pinocchio tre pere. Il paziente non ha solo fame, ma anche fame, e Geppetto lo soddisfa. Poi rifà i piedi a Pinocchio, ovvero l'analista pone il paziente in condizione di camminare sulle vie della vita e del percorso terapeutico. Poi Geppetto, analista, regala a Pinocchio un abbecedario. Gli dona un libro affinché possa imparare e costruirsi una cultura. Ma il burattino non ha intenzione di seguire Geppetto. Sente un suono di pifferi e va dietro ad esso, sperando di trovare divertimento e sollazzo. E così facendo il burattino si trova davanti a un teatro di altri burattini e vende l'abecedario per potervi entrare. I burattini sono compagni di sventura del paziente Pinocchio, sono anch'essi malati di nervi. Il teatro è la clinica che li ospita e Pinocchio viene accolto. Ed ecco, interviene il burattinaio Mangiafuoco, il direttore della clinica psichiatrica. E Pinocchio, paziente, è lì davanti a lui. Questo direttore non è un terapeuta buono, ma cattivo, e ordina che Pinocchio venga buttato alle fiamme. Il paziente rischia una brutta sorte, ma interviene un mutamento. Mangiafuoco starnutisce facendo capire che salverà Pinocchio, il quale per questa volta la scampa. Al posto di Pinocchio, Mangiafuoco vuole però bruciare Arlecchino, ma il burattino nobilmente prende le difese dell'amico. Questa volta il burattino paziente si è comportato bene e Mangiafuoco gli regala 5 monete d'oro. 5 risorse della psiche e del cuore. Pinocchio potrebbe farli fruttare, ma incontra i simbolici genitori cattivi, il gatto e la volpe. Gli consigliano di andare al paese dei Barbagianni. Il gatto e la volpe, genitori cattivi, consigliano a Pinocchio di seminare i soldi, promettendogli che diverranno molti. Inoltre le due bestie vanno a pranzo con Pinocchio e si fanno pagare il cibo da lui. Il gatto e la volpe, genitori cattivi, approfittano dell'ingenuità del paziente. Il burattino a mezzanotte si mette in viaggio, intraprende il viaggio della psiche. Ma con direzione errata cadrà infatti nel tranello. Ad un tratto incontra di nuovo il grillo parlante, il suo superego, che gli ricorda regole e morale da seguire. Pinocchio non gli dà ascolto e si imbatte negli assassini. Altri genitori cattivi che lo portano sulla strada del male. Il burattino riesce a fuggire e scappa, si libera degli inseguitori. Si sottrae a queste figure parentali negative. Corri di qua, corri di là, il burattino arriva nei pressi della casa della fata turchina. Ecco, pareva che avesse seminato i suoi inseguitori e invece gli assassini lo raggiungono di nuovo e lì davanti alla casa della fata turchina lo impiccano. La patologia soffoca il paziente, soffoca la sua psiche. Ma la fata turchina, che è il simbolo della mamma buona, manda un volatile a liberare Pinocchio. La madre buona aiuta il paziente e lo accoglie a casa sua. Qui tre medici vicino alla fata turchina devono decidere se Pinocchio è vivo o morto, se la sua psiche è viva o morta. Il burattino non vuole curarsi, rappresenta il paziente che non vuole prendere i farmaci e la fata gli presenta una bara trasportata da conigli.
Alla fine Pinocchio beve il farmaco, il paziente collabora e il burattino si avvia alla ricerca del babbo. Alla ricerca del padre analista, ma di nuovo incontra il gatto e la volpe, di nuovo incontra i genitori cattivi e crede alle loro parole ingannatorie. Con il gatto e la volpe Pinocchio si reca al campo dei miracoli e semina gli zecchini. Getta nel suolo le risorse psicologiche. Un pappagallo lo deride e il pappagallo è la ragione, la sapienza, la saggezza che ripete ciò che è vero e giusto. Pinocchio non lo ascolta e si accorge che gli zecchini non ci sono più. Il gatto e la volpe li hanno rubati. I genitori cattivi hanno ingannato il paziente. Il burattino, oltre ad essere ingannato, finisce anche in prigione. Il paziente, seguendo i genitori cattivi, finisce nella prigione della sua patologia. Poi, liberato, incontra il serpente, simbolo evidente della mania, dell'euforia, della malattia psichica. Viene poi colpito da una tagliola, anch'essa simbolo della patologia, che impedisce il cammino della psiche. Arriva un contadino, un simbolico genitore buono, che libera Pinocchio dalla tagliola e in cambio vuole che egli faccia il cane da guardia. Il burattino paziente impara che bisogna essere riconoscenti a chi ha fatto del bene. Facendo il cane da guardia, non si lascia corrompere dalle faine. Il paziente inizia a ragionare bene. Ma ecco, il burattino si butta in mare, sapendo che il babbo Geppetto è andato là per cercarlo. Pinocchio si getta nelle acque. E un'onda lo fa approdare all'isola delle api industriose. Api che lavorano, che si impegnano, che tutto il giorno si affaticano. Il burattino ha fame, ma qui nel paese delle api industriose viene a sapere che per mangiare bisogna lavorare. Il paziente impara che ci sono doveri nella vita. E di nuovo incontra la bambina dai capelli turchini, la fata, la mamma buona, che è sempre lì per aiutarlo. E questa madre buona promette al burattino di farlo diventare un bambino, purché egli sia buono e bravo. Il paziente può salvarsi purché si impegni e collabori. E così Pinocchio fa il bravo, va a scuola e si fa onore. Il paziente inizia a collaborare. Il burattino viene a sapere da alcuni amici che sulla riva c'è un pesce-cane gigantesco. Pinocchio crede a tutto questo e non vede l'ora di vedere il pesce-cane, così pian piano si avvia verso la riva. Ma impara che è stato ingannato. Il paziente capisce che ci sono anche persone cattive che fanno il male. Il burattino è ancora preda delle sue rabbie e si azzuffa con i compagni. C'è in lui ancora ira. Pinocchio lotta contro gli amici e un libro scagliato arriva alla testa di Eugenio. Eugenio cade a terra. Ed ecco, Pinocchio viene ritenuto il responsabile e, sorpreso dai carabinieri, viene arrestato. Il paziente paga per colpe non commesse. I carabinieri gli aizzano contro un cane mastino. Queste guardie sono i genitori persecutori che incolpano anche chi è innocente. Il burattino si getta nell'acqua, ma il cane lo segue, incalza per prenderlo e ferirlo. Quando però il cane sta per affogare, Pinocchio lo salva.
E la bestia promette al burattino che sarà riconoscente. Mentre Pinocchio paziente si avvia verso la strada del bene, viene catturato da una rete insieme a pesci. Di nuovo la rete della patologia lo avvolge. Viene così infarinato, scambiato per un pesce destinato ad essere mangiato. Il paziente rischia di essere distrutto dalla malattia. Ma arriva il cane Alidoro che lo salva. E il paziente capisce che facendo del bene si può ricevere del bene. Il burattino impara dalla lumaca che la fata turchina sta morendo, la mamma buona sta perdendo la vita. Di fronte a tale dolore, il burattino paziente promette a se stesso di intraprendere la via del bene, di diventare un bravo bambino, di comportarsi in modo giusto e retto. Ma ecco, interviene di nuovo un compagno a traviarlo, Lucignolo, che gli promette di portarlo con sé al paese dei balocchi. Un paese senza regole, senza doveri. Pinocchio parte su una carrozza trascinata da ciuchi e non vede l'ora di cedere al divertimento sfrenato. Il burattino con l'amico giunge al paese dei balocchi e qui ogni regola è bandita. Il senso del dovere è accantonato. Ad un tratto il burattino si accorge che gli spuntano orecchie d'asino. Il paziente è di nuovo precipitato nell'euforia. La sua psiche è deforme, al punto che Lucignolo e Pinocchio divengono due ciuchi, due creature malate, dall'aspetto teriomorfo. I due somari vengono portati al mercato per essere venduti. I pazienti si stanno avviando verso la cronicità. Pinocchio viene comprato dal padrone di un circo. E il circo è il manicomio, il cui padrone è il direttore, e Pinocchio è il paziente che lì esibisce la sua malattia. Lì, saltando in questo circo, il somaro Pinocchio cade e rimane zoppo. La psiche del paziente è ferita. Il burattino ciuco viene venduto ad un tale che vuole farne pelle di tamburo. Il paziente viene dato in pasto a tutte le persone peggiori e cattive. Pinocchio viene gettato in mare, i pesci lo divorano finché non trovano il legno del burattino che oppone resistenza. Il paziente per un pelo si salva ed ecco, Pinocchio incontra il pescecane e viene inghiottito da esso. Entra in un grembo che lo rigesterà. Il pescecane è l'arte psicanalitica. E nel suo grembo il burattino vede una luce, la luce della salvezza psichica. Infatti all'interno della pancia del pescecane Pinocchio incontra Geppetto, il paziente incontra il suo analista ed entrambi escono dal ventre rinati. A nuoto si dirigono verso la spiaggia cercando un approdo, una terra stabile su cui posare i piedi. Ed ecco, ricevono l'aiuto di un tonno che li prende sul dorso. Il tonno è la circostanza favorevole che aiuta paziente e analista. E di nuovo Pinocchio incontra il gatto e la volpe, ma ora ha imparato la lezione e non li vuole seguire. Il paziente sta diventando saggio. Infatti il burattino si imbatte nel grillo parlante, nel suo superego, e fa la pace con lui, accetta le regole morali della vita. Pinocchio cerca il latte per il babbo, il paziente vuole dare una ricompensa al suo analista. La collaborazione ora è aperta. Un contadino offre al burattino di lavorare ed egli accetta. Il paziente comincia a pensare che deve guadagnarsi il pane onestamente.
Il burattino però si imbatte in un somaro e capisce che è Lucignolo moribondo. La psiche di chi non ha accettato la cura è destinata a perire. Pinocchio si imbatte nella lumaca che gli dice che la fata è in ospedale e sta per morire. Ed ecco, succede una cosa molto bella. Il burattino paziente vuole lavorare per aiutare il babbo e la fatina. Ed ecco, Pinocchio si ammala e in sogno vede la fata che gli sorride, vede la mamma buona che lo vuole aiutare. E quando si sveglia, non è più un burattino, ma un bambino vero. Il paziente è rinato a nuova vita. Ed ora un bambino bello, buono e bravo guarda il burattino che non è più parte di lui. Così disse mio padre. E io, 14enne, fissai il giocattolo della mia infanzia. Sentii la voce di mia madre che diceva: digli qualche parola ed egli te la ripeterà. Allora io ubbidii. Sono Pinocchio e ho imparato la lezione. Sono Pinocchio e ho imparato la lezione. Mia madre sorrise, mentre io fissavo il burattino mi disse: anch'io ho un regalo per te, per il tuo 14esimo compleanno. E aggiunse: è un gioco vintage che ho acquistato in un mercatino d'antiquariato e ha per titolo Le avventure di Pinocchio. Mi porse così la scatola e io la aprii, trovandovi dentro mazzi di carte di vari colori. Anch'io ti narrerò una storia, disse mia madre, e iniziò. Il pezzo di legno è l'anima della persona che attende di essere formata e Geppetto è il direttore spirituale. Questi pian piano inizia a far camminare il burattino, proprio come il direttore spirituale si accinge ad aiutare la persona a camminare nella via dello spirito. Ma Pinocchio cade in mano a un carabiniere. Si comporta male e la società con le sue leggi lo punisce. Ma a punirlo ancora di più è la sua coscienza, rappresentata dal grillo parlante che Pinocchio non vuole ascoltare. Il burattino non vuole sapere di regole, si interessa solo a sfamarsi, prendendo un uovo per cucinarlo, ma da esso esce un pulcino, simbolo dell'anima che emerge a nuova vita. Ed ecco, Pinocchio è uno sprovveduto. Si brucia i piedi nel caldano. L'anima è disattenta e portata al male. Infatti il burattino vende l'abecedario. Vende il libro di regole che il padre spirituale Geppetto gli ha acquistato. Poi si imbatte in mangiafuoco, simbolo del male. Del male che vuole impedire l'evoluzione spirituale del burattino. E anche il gatto e la volpe sono compagni di perdizione, amici che impediscono all'anima di elevarsi nella via del bene, amici approfittatori che si fanno pagare un pranzo da Pinocchio. Ed egli viene gabbato. E di nuovo Pinocchio incontra il grillo parlante, la coscienza, che lo richiama ai suoi doveri di cristiano. Ma il burattino non dà ascolto e viene inseguito dagli assassini, persone che lo vogliono portare sulla via del male. E Geppetto, direttore spirituale, non può far nulla. Pinocchio viene impiccato dagli assassini. L'anima sta per raggiungere la morte eterna.
Ma ecco, interviene la fata turchina, simbolo della chiesa, che manda un volatile a salvare il burattino. E così egli la scampa. Arriva la carrozza trascinata da topolini bianchi. Pinocchio deve avanzare, ma si ammala e finisce a letto. Tre medici cercano di curarlo e la fata turchina collabora con loro. Ella promette a Pinocchio una medicina, cioè la chiesa promette all'anima un rimedio spirituale. Ma Pinocchio non la vuole accettare. La fata fa arrivare allora una bara trascinata da conigli neri. L'anima andrà in perdizione se non accetterà la cura. Alla fine Pinocchio si fa curare e guarisce, ma inizia a mentire e il naso gli cresce. I peccati dell'anima si vedono anche dall'esterno. Ed ecco ricompaiono le cattive compagnie, il gatto e la volpe, che vogliono portare il burattino al paese di Acchiappacitrulli. Pinocchio accetta e semina le monete, ovvero i talenti che ha, le sue capacità, egli le mette sottoterra, le butta via. È ingannato, infatti crede che esse germineranno, ma un pappagallo gli dice il vero. Il pappagallo, simbolo dell'uomo saggio che sa distinguere il bene dal male. Il burattino va da un giudice per denunciare i malandrini. Ma la giustizia umana è fallace e Pinocchio, che è stato gabbato, finisce lui stesso in prigione. E lì ha modo di meditare su come si è comportato, su ciò che gli è capitato. Una volta uscito, si imbatte in un grande serpente, simbolo delle forze del male e del maligno, simbolo del peccato. Poi viene colpito da una tagliola, anch'essa allegoria dei nemici dell'anima, cui viene impedito di camminare. Costretto a fare il cane da guardia, non si lascia corrompere dalle faine. Vuole intraprendere la via del bene. Ed ecco un uccello dalle grandi ali lo accoglie su di sé. È la colomba dello Spirito Santo che interviene per salvare l'anima. Il burattino si butta in mare sperando di incontrare Geppetto, ovvero l'anima sulla via della conversione cerca il suo direttore spirituale. Pinocchio, scambiato per un pesce, rischia di essere divorato. L'anima rischia di essere fagocitata dalle forze del male. Poi il burattino incontra Lucignolo che lo vuole portare al paese dei balocchi. L'anima incontra un amico che lo vuole traviare. Il burattino accetta e trionfante sale in carrozza e si avvia verso questo paese dell'errore e del peccato, dove non c'è legge morale. Al burattino spuntano orecchie d'asino. L'anima traviata assume un aspetto teriomorfo e viene asservita. Il burattino si trasforma in un ciuco, costretto ad esibirsi in un circo. L'anima che ha perso il suo nobile aspetto è sottoposta all'udibrio. Il ciuco Pinocchio cade in mare con una pietra al collo e finisce negli abissi. Sta per essere consegnato alla morte quando, ecco, interviene una forza buona, il pesce cane. Il grembo della fede che inghiotte il burattino. E in tale ventre gli incontra Geppetto, l'anima di nuovo incontra il suo direttore spirituale e decide di seguirlo.
Entrambi escono dal ventre del pesce, rinascendo a vita nuova. E di fronte al gatto e alla volpe, ora Pinocchio sa dire di no, sa opporsi al male. Purtroppo vede Lucignolo sotto forma di asino che sta morendo. E il burattino capisce che l'anima che si è traviata è destinata alla morte eterna. Ma lui, invece Pinocchio, ora è un bel bambino, sano e robusto, che guarda il vecchio burattino che non è più. L'anima, con l'aiuto del direttore spirituale, è rinata. Così, mi disse mia madre, io fissavo il pupazzo Pinocchio. Grazie, genitori, dissi. E mio padre ingiunse, di qualche parola al pupazzo, la ripeterà. Allora io sussurrai una frase e il burattino la ripeté. Sarò per sempre un bravo bambino, sano nella psiche e nell'anima. Sarò per sempre un bravo bambino, sano nella psiche e nell'anima. E mi parve di udire anche la mia voce bambina che diceva, caro Pinocchio.